nuova camminata e nuova storia. Mario, eccoci, ce l'abbiamo fatta. Da quanto vivi qui? Da 30 anni. Beh, sei bel isolato qui. Sì, ringraziamo il Dio. Meno 100 iene meglio è. Ma tu c'hai la macchina? Ti sposti? No, il Dio vuole che ci manteniamo in forma camminando. Sono 2 chilometri per andare al paese. 2 chilometri all'andata e 2 chilometri al ritorno. E quindi ti sposti con i mezzi pubblici? Poi se devo andare in città sono altre 2 ore. Con i mezzi pubblici? Con i mezzi pubblici. Si può dire che la natura però non ti manca? No, quella no. Si può dire che guarda dove ti giri? Ringraziamo il Dio, chiunque esso essa sia. Io ho questa maniera di dire chiunque esso essa sia con la barra. Esso, barra, essa. Anche per insegnare agli altri che il Dio non può avere un genere o un sesso. È energia, non può essere una donna o un uomo. È ridicolo un Dio così. In un mondo in cui solitudine e rassegnazione sono ai massimi termini, ci sono supereroine, supereroini, cioè delle persone, delle realtà, che cambiano l'oggi e quindi il domani. A Bernardolandia! C'è questo canale? Si parla di questo nuovo mondo, fatto di ecologia, solidarietà e bellezza! Viva! Viva! Molti sono rifiuti che raccolgo ai cassonetti in piazza San Vittorino e li porto qui per fare tettoie o altre cose. Perché hai scelto di fare questo stile di vita nella grotta? Perché così prima di tutto non sono ricattabile, non devo pagare l'affitto. Qui invece non pago niente, non pago niente. E l'elettricità, non avendo l'elettricità, non pago neanche l'elettricità, ho solo la bombola del gas. Quella... Vado lì, mi metto d'accordo con qualcuno che va alla ferramenta e mi compra le bombole, pago 5 euro in più di mancia e me le porto qui. Quindi la bombola mi dura 10 mesi, qualche volta 12, dipende da quanto consumo. Mi godo la vita, faccio i miei propri prodotti quando ho tempo e invito le persone a vivere in campagna, a diventare non ricattabili. Va, purtroppo previscono tutti essere ricattabili perché pensano che avere un certo tipo di benessere, il frigorifero, l'acqua calda o l'acqua corrente, infatti ho visto 3 o 4 che sono venuti, visto che non c'era un tubo per l'acqua corrente, si scoraggiavano subito. Bisogna essere pronti ad adeguarsi ai piccoli disagi, sono piccoli disagi quelli dell'acqua. Si vive e ci si gode la vita. Qui cucino, non c'è il frigorifero, si comprano cibi che si conservano da soli. Non hai il rubinetto? No, non ce l'ho il rubinetto. E quindi come fai? Scusa, prendi tutto quello sulle spalle? Sì. Vai alla fontana? Vado alla fontana, carico i miei 5 bottiglioni. Porto qui. Quindi ti fai 4 km per andare a prendere l'acqua? Sì. E lo fai una volta a settimana? D'estate 3 o 4 volte la settimana, perché c'è molto bisogno di acqua. Quindi ti fai 20 km a piedi, con i pesi sulle spalle? Sì, 20 km si intende in una settimana. Sì, cioè, esatto. Sì, ammazza come sei veloce nel fare i conti. Tu ce l'hai l'elettricità? No, non ce l'ho. Si può fare a meno dell'elettricità, l'acqua è più essenziale. Disgraziatamente la grotta che ho trovato bisogna fare 100 metri. Più sono solo, più mi sento meglio. Cioè, quando vedo che viene qualcuno in visita, mi preoccupo un po'. Perché devo cominciare a moderare i termini. Da che tipo è tipo, io vedo se devo parlare con più discrezione, per non allontanarlo prima del tempo. Oppure per svegliarlo, perché a volte la coscienza va scossa. Se vedo che la persona ha una coscienza che si può scuotere, allora vado tranquillo, parlo più tranquillamente. Allora sono contento, gli offro il tè. E qualche volta se ho qualche panino, anche il panino. Dipende se ho qualche pezzo di formaggio. Ultimamente ho smesso anche col formaggio. La carne naturalmente da tantissimi anni non so più neanche cos'è la carne e vedo che a alcuni gli piace molto comprare salsicce eccetera. Non li capisco, si vede che non è il loro tempo per capire. Dimmi. Quindi qui non ti senti solo? No, affatto. Più sono nel silenzio più meglio mi sento.
sì, un piccolo orticello, questa è la cicoria, quella che è cresciuta senza seminare, il risultato dell'altro anno. Questa è la libreria che sto ristrutturando un pochettino perché non riesco più a trovare un po' di ordine. In gran parte sono regalati, altri sono miei libricini, come questi, in cui invito le persone a informarsi sul carcere. Siamo qui, proposta di riforma carceraria, che sono la base della civiltà. Io, per giudicare il mio prossimo, vedo come si comporta nei confronti delle persone detenute. E ho preparato qui proposta di riforma carceraria e altre cose. Fai delle cose su questi temi qui. Cosa fai? In Parlamento mi limito semplicemente fuori, dove c'è la colonna e l'obelisco, eccetera. Con la polizia ti dice si tenga di lì, si tenga fuori, non entri qui. I turisti possono andare, ma io con i cartelli non mi considerano un turista. Sono uno che scuote le coscienze e la politica non definisce bene quelli che scuotono le coscienze. Cosa ci scrivi in quei cartelli, ad esempio? Quelle cose devono cambiare assolutamente, specialmente il carcere e quelli che operano nel carcere. Da lì può nascere una buona risposta da tutti gli altri, che la società può migliorare cambiando il carcere. Quindi vai una volta a settimana? Sì, super sulli. Ora vorrei fare 2 o 3 volte la settimana i miei giri. Dopo tanti anni che faccio solo il badante, ho ricevuto su pressione di tante persone, mi sono fatto fare la pensione, no? La pensione sociale, 400.000 lire. Poi si diventa di euro, ma insomma sempre 400 euro è stato per molto tempo. Visto che erano troppi soldi per me, mi bastano 200, potevo darli un po' in giro. Poi ora, ultimamente, nell'ultimo anno, hanno aumentato un po' le pensioni, sono arrivato a 600 euro. E 400 li conservo per chi ha bisogno di soldi, veramente bisognoso, che non ha vizi, che aiuta i cani, i gatti e così via. Quelli 400, gli altri 200, 250 come stanno aumentando adesso, sono per me. Con 250 euro al mese faccio molta fatica veramente. Però il Dio mi fa incontrare persone che ogni tanto mi legano 50 euro una, 50 euro l'altro e altri 100 euro o 150 euro me li faccio. Quindi ci riesco a entrare a malapena, ce la so, ecco. Qui raccolgo l'acqua piovana dalla tettoia. Okay. Qui raccolgo l'acqua. Ti posso chiedere, Mario, quanti anni hai? 80 quasi, cioè mancano 3 mesi a 80, entro negli 80. Questa qui dove dormi? No. Questo ci dormivo le prime volte, okay. Il primo anno, poi ora da un po' di tempo sto lì. Queste sono le candele quando devo stare a lungo, no? Certo. Per risparmiare sulle batterie utilizzo le candele. Qui è qui dove dormo. No, non ho freddo. Non entra l'acqua qui. Quando devo morire muoio e basta. Spero di morire in santa pace qui nella mia grotta. Quando uno fa il proprio dovere, la morte non ci interessa proprio. Ovvio che si cerca di evitare di andare sotto un autobus. È ovvio. Però in questo disagio la morte proprio non ci spaventa, perché è la cosa più naturale che ci possa succedere. Questi 30 anni di vita in grotta, o comunque con uno stile di vita in questo modo, quali cose hai appreso? Che ho fatto la scelta migliore, questa è la cosa che ho preso. Fare la vita dei poveri consapevolmente è la cosa migliore che potessi fare. Quando uno sceglie la via dei poveri senza pretendere niente, senza arrabbiarsi, senza fare politica di parte in senso dire, perché c'è anche la politica giusta, e in questo caso uno si accorge, oh, ma guarda che sto vivendo anno dopo anno godendomi la vita. Certo che in una discoteca sarei lì circondato da tante luci, tanti rumori, e poi quando escono dalla discoteca sono più insoddisfatti di prima. Chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare, mi chiedo. Io do come scusa che forse non è il loro momento, perché devono vivere certe esperienze del karma
E quel karma funziona solamente con la sofferenza. Se non c'è una certa sofferenza, uno non capisce il gioco che fa il karma. Il karma serve per riportare giustizia. Quella che non possiamo fare noi la fa lo spirito, attraverso il karma. Quindi chi ha fatto il male in una vita lo ripagherà in un'altra vita, in futuro. Non si deve lamentare. Internet non so neanche come farlo. Poi bisogna pagare qualcosa di più per internet. Poi bisogna avere la televisione, bisogna avere il collegamento elettrico, come hanno detto. Troppe difficoltà, insomma. Sai che anche io alcune volte faccio fatica a navigare con i browser tradizionali, il tema della privacy, della sicurezza, dell'organizzazione delle schede. In questi ultimi mesi sto utilizzando Opera Browser, un browser gratuito, veloce e sicuro. Ho scelto di utilizzare Opera per tre principali motivi. Tab Island, una funzionalità che permette di organizzare le tue schede in modo intuitivo, gruppi separati, schede connesse, per un'esperienza senza stress. Aria, l'intelligenza artificiale integrata che diventerà la tua migliore assistente virtuale. Ad esempio risponde alle tue domande e ti aiuta a riassumere i testi. Ad esempio guarda qui, Lucid Mode che migliora la qualità dei video che guardi online impostando il livello di nitidezza che preferisci. Poi c'è l'AD Blocker, VPN e altre funzionalità che potrai provare scaricando gratuitamente Opera dal link che trovi nella descrizione di questo video. Troppe persone pensano che la vita sia un divertimento, poi rimangono scocciati quando non è così. E mi ci si può divertire anche con poco, anche nei disagi. E tipo? Come faccio io? Osservando le formiche, le gemme degli alberi che crescono, tante maniere. La felicità è accontentandosi, accontentarsi di quello che ci dà la terra, senza pretendere altro. Cioè, la terra ci offre tutto quello che è necessario per noi. E come prima mangiavo il formaggio e ora l'ho eliminato, e così prima, quelli lì, prima ancora anche la carne, si eliminano le cose inutili e rimangono le cose più essenziali, quelle che sono veramente utili al corpo. E devo dire che mangiare la cicoria o radicchio rosso, eccetera, mi consente di stare in buona salute. Non so bene com'è, perché ogni tanto qualche accidente mi succede pure a me, però il Dio mi fa capire che devo pazientare, quindi paziento anche se ho una gamba, un piede che si è rotto qualche cosa, si rimette a posto, bisogna avere la pazienza e camminare un po' più lento, ma poi andare avanti. Poi si rimette a posto tutto quanto, l'ho avuto tante volte questa esperienza, per cui non mi preoccupo più se mi succede qualcosa. Un po' mi preoccupo quando non posso più camminare, perché sennò come vado a prendere l'acqua alla fontanella del paese, l'acqua potabile? E quando ho avuto le gambe che non mi funzionavano, andavo più lento, ma andavo sempre alla fontanella del paese a rifornirmi di acqua potabile. Capito? Siamo arrivati alla fine. Ma sì. Senti, prima mi stavi dicendo una cosa importante, no? Il tema che tante persone stanno andando vive in campagna, no? Sì. Che messaggio vorresti dare loro? Che molte persone che vanno a vivere in campagna, fanno piccole comunità, eccetera, di amici che la pensano come loro, dopo un po' si rinchiudono, ma appunto non bisogna rinchiudersi nel piccolo campo. È meglio fare qualcosa nel sociale. Se si fa qualcosa nel sociale, oltre alla propria cosa in agricoltura, allora si fa qualcosa di veramente utile. L'uno e l'altro, bisogna fare l'uno e l'altro bene, rispettando la natura e allo stesso tempo dedicandosi al sociale, dando una mano agli oppressi della società, fargli capire che c'è un altro modo di vivere, insomma.